saluto dalla redazione di TV6, nuovo appuntamento con Zoom In, il nostro speciale di approfondimento. Questa sera parliamo di risate e solidarietà e lo facciamo con Maurizio Monge. Buonasera. Buonasera. Maurizio è poliedrico, organizzatore di eventi, fotografo e fa arrivare nella nostra regione, in particolare a Pescara, lunedì 20 marzo, lo leggiamo anche sulla sovrimpressione nel titolo di questo appuntamento di Zoom In, il Comedy Ring. Appuntamento dunque al 20 marzo al Circus di Pescara, una sfida, una battaglia a colpi di risate con artisti che molti di voi avranno già apprezzato sul piccolo schermo, magari vedendo una puntata di Colorado Café, di tante altre trasmissioni apprezzate dal grande pubblico. E quindi do subito la parola a Maurizio perché, come detto, risate sì, ma anche un fine benefico, perché sappiamo come la nostra terra, ma non solo, sia stata colpita da eventi calamitosi, il terremoto del centro Italia, certo, la disgrazia di Amatrice. Ebbene, questo evento dà anche la possibilità di raccogliere dei fondi per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Maurizio. Sì, Comedy Ring è uno spettacolo, un format teatrale dove per la prima volta gli artisti di Zelig, Colorado, Camera Café e Comedy Central lavorano insieme e, tra virgolette, combattono a suon di risate. Sono quattro artisti molto conosciuti, la cosa importante è che, oltre a far ridere... Ecco, questa è la locandina intanto che presenta l'evento. Certo, la cosa importante, come vedete, è per Amatrice, perché parte dell'incasso verrà devoluto a due famiglie che ci sono state indicate direttamente dal sindaco di Amatrice e dal parroco di Amatrice, e verrà devoluto a loro. Quindi andate a vederlo, perché non soltanto ridete, avrete la possibilità di ridere, di divertirvi, ma anche di fare del bene per queste persone. Ecco, come si struttura questo evento? Perché poi il nome è curioso, Comedy Ring dà il senso un po' della sfida tra, certo, questi quattro artisti, poi diciamo anche chi sono questi nomi, certo, artisti. Beh, è un ring dove appunto questi quattro artisti combattono, tra virgolette, tra di loro. I nomi degli artisti sono Mauro Villata, che proviene da Colorado, lo conoscono tutti perché i suoi personaggi sono molteplici. Lui ha fatto Peppa Pig, da Peppa Pig a James Bond, da Carlo Conti a Don Elio, una marea di personaggi veramente esilaranti. Mauro Villata è il coordinatore dei quattro artisti, è colui che ha anche un rapporto più diretto col pubblico. La particolarità di questo spettacolo teatrale è l'interazione continua con il pubblico. Il pubblico si diverte, va sul palco, viene intervistato dai comici e quindi passa una serata veramente divertente. Il secondo è, non certo in ordine di importanza perché sono tutti molto conosciuti, ma il secondo è Daniele Raco, proveniente da Zelig, un monologhista molto conosciuto, fa dei monologhi che il pubblico vorrebbe non finissero mai. Poi abbiamo Massimo Costa, il famoso fattorino Pippo di Camera Caffè, anche lui con un'esperienza non soltanto di teatro ma anche di cinema. E poi abbiamo il ninja Carlo De Benedetto, il famoso ninja che con la passione del ballo, insomma tutti e quattro insieme veramente vi faranno morire dalle, eccolo, risate, così come con il ninja. Sì. Prima abbiamo visto il Pippo di Camera Caffè, certo, ed ora il ninja. E il nostro format gira in tutta Italia dal mese di ottobre, ha fatto sold out in tutte le date a partire da Torino per arrivare alla Sicilia, alla Sardegna. È piaciuto molto perché le persone amano, in questo momento specialmente di crisi, di tristezza, di problemi, amano passare almeno un paio di ore ridendo e divertendosi.
Ecco, come è nata l'idea del Comedy Ring? Come avete messo insieme poi la bravura di questi quattro artisti? È nata un po' dall'idea che questi format singolarmente ormai sono un pochino superati. Ognuno di questi format aveva delle caratteristiche particolari che però prese singolarmente ormai erano un po' superate. Quindi abbiamo pensato con la produzione di prendere proprio tutti questi artisti. In questo caso a Pescara ci sono questi quattro, ma si alternano con altri personaggi dei vari Zeli, Colorado, eccetera, e di prenderli e di proporre loro questa sfida, la sfida di essere su un palco tutti insieme e di far divertire tutti insieme, ognuno con le proprie caratteristiche, quindi con le proprie particolarità. Loro come hanno risposto? Cioè, hanno risposto molto bene, c'è stato subito un grande entusiasmo, e questo è stato molto bello perché siamo stati aiutati da loro a portare avanti, a sviluppare questo progetto che comunque andrà avanti ancora per molto tempo, e soprattutto è molto probabile che arriverà anche in televisione nazionale, sulle reti varie, in modo da proporre anche al pubblico del piccolo schermo questi format, questo format un po' innovativo. Ecco. Come insomma è possibile l'interazione? Perché lei prima ha parlato della possibilità del pubblico di interagire con questi artisti, peraltro prima abbiamo visto anche una foto particolare, molto, molto bella, che è un po' la foto che chiude sì. lo spettacolo, o meglio gli spettacoli. Come si sviluppa questa interazione? L'interazione è gli artisti scendono nel pubblico, parlano con le persone, spesse volte prendono le persone e le portano sul palco per organizzare delle gag molto simpatiche, ecco, che piacciono. Noi in studio ora non lo faremo, però penso che si capisca cosa accade. Sì, questa è l'immagine finale di ogni serata del Comedy Ring. È una forma di saluto che gli spettatori e gli artisti fanno prima di chiudere la trasmissione. È il classico gesto dell'ombrello. È molto bello perché facciamo un freeze di questo gesto dell'ombrello, che viene poi ripreso dai fotografi e pubblicizzato. Sul nostro profilo Facebook di Comedy Ring ci sono tutte le foto di tutti i teatri dove abbiamo fatto il saluto, ovviamente così, finale agli spettatori. Ecco, la finalità benefica, come è maturata questa idea? Beh, la finalità benefica intanto è dovuta al fatto che abbiamo una conoscenza diretta con il sindaco di Amatrice, il dottor Pirozzi, abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo, abbiamo avuto l'idea di dare un aiuto in qualche modo, lo facciamo in questo modo, quindi devolendo parte dell'incasso a queste famiglie che hanno veramente bisogno, e lo facciamo anche organizzando, l'abbiamo già fatto due volte, organizzando delle serate proprio là ad Amatrice. Faremo un'altra di queste serate con i ragazzi, con i nostri artisti, e durante questa serata porteremo anche quello che riusciremo ad incassare in questo Comedy Ring di Pescara del 20 marzo. Ecco, prima di chiudere diamo alcuni riferimenti, intanto per chi volesse visitare la vostra pagina Facebook, volesse insomma prendere ulteriore contezza di quello che fate, di vedere anche quelli che sono gli scatti, no, dei vostri spettacoli. Assolutamente, Comedy Ring su Facebook. Trovate tutte le foto, io sono anche in alcune serate, ho fatto anche da fotografo, ci saranno anche le mie foto. Comunque trovate tutte le foto delle serate che abbiamo fatto in giro per l'Italia, trovate tutte le informazioni di questo format e potrete anche ovviamente interagire con noi parlando, mandando messaggi ai quali cercheremo di rispondere nel più breve tempo possibile, considerando il fatto che sono veramente tanti che ci scrivono, perché
Certo. Ecco, abbiamo avuto veramente successo. Ecco, le richieste sono tante, invitiamo anche certo. I telespettatori che fossero interessati a essere presenti lunedì 20 marzo alle 21.30 al sì. Cinema Teatro Circus di Pescara. Com'è possibile acquistare i biglietti? Attraverso il circuito Ciao Tickets, proprio qui di Pescara, oppure telefonando al numero che c'è sulla locandina che avete visto prima, e la segreteria vi prenoterà i biglietti e i posti naturalmente. E allora possiamo chiudere con il sorriso, con la certamente. Solidarietà e con questo Comedy Ring che vi aspetta lunedì 20 marzo al Circus di Pescara. Grazie a Maurizio Monge. Grazie, buon divertimento. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è con i prossimi numeri di Zoom In.